Twin Peaks 2015, siamo nella terza struttura del CUS, finalmente abbiamo iniziato i nostri corti, un'occasione per vedere corti inusuali, non commerciali, d'arte e sperimentali. È un'occasione per educare i nostri ragazzi alla bellezza, anche se non convenzionale. Per quanto riguarda il mio progetto è un prototipo al momento, riguarda l'idea di una stanza relax in cui il sensore del Kinect, infrarossi, rileva la nostra presenza all'interno e fa partire su tutte le pareti della stanza, comprese anche soffitto e pavimento, dei video in timelapse che riportano paesaggi che più ci aggradano. Insieme al professore Farinella abbiamo utilizzato processing e l'abbiamo sperimentato insieme anche alla Kinect, e questo è uno degli esempi. È un muro intelligente, un muro interattivo, ovvero in base al nostro movimento delle mani si formano delle sfere più grandi o più piccole. Ho realizzato per il Kutgana un tour virtuale per le riserve naturali. Da un anno collaboro con il professore Santoro e coordina il progetto UNICT Team, che si occupa appunto della creazione di robot autonomi, per partecipare a una competizione europea, anzi a dire la verità internazionale, che si chiama Eurobot.